Direttore, raccontaci qualcosa di tuo, di nuovo. Si parla poco della vita del direttore di Liberi.tv. Il direttore di Liberi.tv ha una vita veramente da elettroencefalogramma piatto. Ma come? Soprattutto sul privato. È arrivato Marco? Sì, dai, io sono... Oddio, non ci posso credere. Della autobiografia di Maria Antonietta Farina Cosciana, sì. Ho visto un cartello: chi compra più libri di quanti possa leggerne aspira all'infinito. Ciao Franco, ciao Marco. Allora, sono le 16:15. Intervista. Quanta gente c'è al Partito Radicale? Che esce, che entra? C'è parecchia gente, è un porto di mare, chi viene, chi torna, chi da di. C'è pure gente che se n'è andata e che non torna. Figlio benedetto della vedova della nostra Silvana Bononcini. Lasciamo perdere. Per non parlare poi di Capezzone, che se forse qualcuno qua nomina questo nome, tremano i muri. Tremano i muri. Semplicemente, noi la volta scorsa abbiamo avuto difficoltà in alcuni casi a avere tutti i documenti che erano stati presentati, per cui anticipare la presentazione, in particolare delle mozioni, quelle di carattere particolare. Quindi... Grazie. Grazie, buonasera a tutti. E, oltre a denunciare un po' di emozione, vi preannuncio che sarò anche noioso. Perché come al solito non è facile rappresentare l'informazione, o comunque l'informazione ma fatta da dati e non fatta da immagini o altro, nel contesto in cui si trova l'informazione italiana, ma soprattutto non è facile capire, almeno non mi è stato così semplice capire da dove partire per rappresentarla. E allora ho pensato di partire da quello che, diciamo, televisivamente parlando, è stato l'inizio della campagna elettorale della lista Amnistia, Giustizia e Libertà, che appunto televisivamente parlando possiamo riscontrare dalla parte di, diciamo, del cittadino che poi guarda la televisione, nel periodo tra il 17 e il 24 dicembre del 2012, con l'iniziativa di Marco, con lo sciopero della SIA. Con la scelta elettorale, sia con la scelta del finanziamento privato alla politica anziché pubblico, contrapponendola invece al sistema che mette al centro il partito, sia con una legge proporzionalista in termini elettorali, sia appunto con il riferimento di un finanziamento pubblico che è collegato peraltro al risultato del partito proporzionale. E quindi credo questo è un elemento importante che si iscrive anche nelle nostre priorità e attualità. C'è la questione del paese che ha avuto l'idea disgraziata di mettersi al servizio del paese attraverso l'impegno politico, ma è proprio nei momenti più disgraziati che dobbiamo tirare fuori la nostra forza e cercare di combattere sempre di più. Però mi è venuto in mente in questi giorni, non so se vi ricordate quel bel film, secondo me, insomma, un po' stato violento, ma attraverso c'è tanta violenza nel nostro paese, che era L'Odio. C'era Vincent Cassel, La Haine, è stato un film di qualche anno fa, e l'incipit di quel film era: questa è la storia di un uomo che sta cadendo da un palazzo di 50 piani, e mano a mano che cade passa da un piano all'altro, e il titolo, per farsi coraggio, piano dopo piano dice: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, è l'atterraggio. Ecco, io sono molto preoccupato per l'atterraggio che la democrazia italiana, la Repubblica italiana si sta preparando, perché la situazione mi sembra che si stia aggrovigliando anziché semplificare. È emersa, a mio modo di vedere, la consapevolezza che il riequilibrio nelle scelte economiche di fondo dell'Europa è assolutamente necessario. È di lì che è scaturita la questione che ci interessa, che è diventata una questione di programma di un potenziale governo, dei debiti della PA, però c'è,
le crepe cominciano a farsi evidenti, ci sono delle fessure della presidenza italiana dell'Unione Europea in cui c'è un piccolo particolare di cui nessuno parla, tranne adesso perché potrebbe coincidere con nuove elezioni politiche italiane, le elezioni europee del 2014. C'è e passa in particolare attraverso le elezioni tedesche in settembre. Non so se avete notato che oggi anche con la Germania dice no all'accesso dei cittadini comunitari, dei cittadini dell'Unione Europea alla sanità tedesca. Il Movimento 5 Stelle si è un po' legato a queste sciagurate, in parte legato. Ho detto prima che anche il fenomeno Grillo è prodotto anche di questa Europa che nega se stessa, dell'assenza dell'Europa politica, dell'assenza dell'Europa democratica. È evidente che senza Europa democratica e politica noi non riusciamo a mantenere, a salvare le democrazie nazionali, lui non riusciamo a costruire sogni in l'Europa federale. Però ecco, credo che quei foglietti e il fatto che anche il nostro governo abbia voluto spiegarci come avessimo vinto di più per le regioni, per la politica di... Credo che sia quello che aveva all'annuncio che è stato dato, meno motivo di... Quasi tutto gli ha fatto. Io credo che tu l'iscrizione alla galassia in un modo o nell'altro lo fai almeno da 3 anni. Quindi sì, appunto no, ho detto almeno da 3 anni, quindi ho detto adesso parlerà, mi sono detto, quindi era la gioia di una... Ho visto la rossa, l'avevo visto, e Emma... gli ha ripetuto con molta nettezza l'auspicio che all'ultimo momento il Parlamento europeo le intenzioni